Alla guida della Mazda 3 ci si sente subito a proprio agio. La posizione di guida è comoda, è facile trovare la posizione giusta e il sedile, nonostante abbia una conformazione sportiva, è comunque un sedile molto comodo. Anche il volante è posizionato all'altezza giusta, è comunque regolabile e si ha una sensazione di dominare la strada. La visibilità sia lateralmente che anteriormente è ottima, forse un po' limitata al posteriore per via dell'1.8 piccolo. Questo è un limite dovuto al taglio basso del tetto, ma in ogni caso non dimentichiamo che abbiamo sempre i sensori di parcheggio di serie che comunque danno una mano nel caso delle manovre. Mazda ha sempre molto a cuore la sicurezza sia del conducente sia dei passeggeri. In questo caso per il conducente è previsto un utilissimo head-up display che sostanzialmente riporta i dati fondamentali alla guida, quindi la velocità e la navigazione. Seguendo la stessa filosofia è molto importante il sistema multimediale di bordo, l'infotainment. Abbiamo uno schermo, un display da 7 pollici, touchscreen, che permette di gestire tutte le informazioni, non solo a livello di navigazione, ma anche tutti i dati via web. Mazda in questo caso prevede un selettore centrale che dà la possibilità di lavorare senza avere distrazioni o addirittura i comandi vocali per una ulteriore garanzia e tutela di guida. Strumentazione di taglio sportivo con un bel contagiri centrale, ma tutta la grafica che comunque rimanda a un taglio dinamico. I vari comandi che sono posizionati sulla plancia sono stati ridotti al minimo proprio per evitare distrazioni, ma al tempo stesso per dare un'immagine pulita e un'immagine di efficienza. Il motore è una vera sorpresa, è un 2,2 litri turbo diesel con una turbina a doppio stadio, molto brioso, un motore pieno, corposo, i 380 newton di coppia della macchina sono in grado di garantire delle ottime prestazioni, ma al tempo stesso una notevole fluidità di marcia. Questa fluidità viene enfatizzata ulteriormente dal cambio automatico, un cambio automatico a 6 marce che permette di garantire a guidatore e passeggeri un comfort ancora maggiore. Il brio e la brillantezza di Mazda 3 lo vediamo non solo come sensazioni alla guida, ma anche leggendo i numeri puri. In questo caso abbiamo 201 km all'ora di velocità massima, un'accelerazione da 0 a 100 in 9,7 secondi, almeno per questo esemplare con il cambio automatico, ma al tempo stesso l'automobile riesce a garantire dei consumi estremamente interessanti, perché Mazda dichiara un consumo in ciclo combinato di 4,8 litri per 100 km. La Mazda 3 della nostra prova di oggi è nell'allestimento Exceed, che è il più completo. Troviamo di serie il climatizzatore di zona, leva del cambio e volante in pelle e i sedili riscaldabili. La Mazda 3 parte da un listino di circa 17.000 euro. Questa versione, il 2002 turbo diesel in versione Exceed, parte da 25.800 euro, a cui bisogna aggiungere 1.900 euro per il cambio automatico a 6 marce. È un prezzo sicuramente più elevato, ma giustificato dalla qualità dei componenti, dall'allestimento estremamente completo e dalla bontà globale dell'automobile.